Sono Frau Knam e oggi prepariamo una cheesecake al frutto della passione. Prendiamo dei biscotti integrali e li frulliamo. Verso i biscotti in una ciotola, unisco il burro fuso e mischio per bene. Vado ora a compattare i biscotti con il burro all'interno di un anello. Mi aiuto con un cucchiaio a compattare la base di biscotti che andrà a riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Passiamo a preparare la crema per la nostra cheesecake. Versiamo il formaggio spalmabile e grattiamo la buccia di un lime. Metto a scaldare del latte. Una volta che il latte sarà caldo, andremo a sciogliere all'interno la gelatina che abbiamo ammorbidito in acqua fredda e uniamo lo zucchero a velo. Appena la gelatina è sciolta, versiamo il latte con lo zucchero all'interno della ciotola con il formaggio. Giriamo con la frusta e amalgamiamo per bene il formaggio. Prendiamo la nostra base e versiamo all'interno dell'anello il composto. Mettiamo l'anello in freezer per almeno un paio d'ore. Prepariamo la gelée al mango e frutto della passione. Mettiamo a scaldare, solo a scaldare, il mango, lo zucchero e il succo di lime. Mango e frutto della passione sono frutti esotici. Il mango darà alla nostra torta una nota di dolcezza, mentre il frutto della passione darà la nota di acidità. Scaldiamo la purea e inseriamo la gelatina che abbiamo ammorbidito in acqua fredda per farla sciogliere. Una volta sciolta la gelatina, ci spostiamo e aggiungiamo il succo di frutto della passione. Filtriamo ora il succo in modo che, se la gelatina non fosse completamente sciolta, evitiamo di avere dei grumi. Verso la gelatina sulla torta raffreddata. Ora la mettiamo 20 minuti in freezer. La nostra cheesecake è raffreddata, la decoro con una metà del frutto della passione. La cheesecake al frutto della passione è pronta, io l'assaggio e ci vediamo con le prossime ricette.